Buonasera amici di Teleiride, bentornati al T-Sport, l'appuntamento con lo sport regionale toscano della provincia di Firenze, sempre qui sul canale 96 del Digitale Terrestre. Apriamo subito la nostra rassegna parlando di Fiorentina, Fiorentina per la quale si surriscalda il mercato, in particolare si parla di due nomi che tengono caldo il mercato della Fiorentina. Andiamo a vedere tutto nel nostro TG Viola. Decisivo con due reti da tre punti nelle ultime due partite giocate dalla Fiorentina, decisivo nel gioco di Sousa, di cui è terminale offensivo prediletto e più in generale decisivo da quando è sbarcato a Firenze. Non è un bomber assoluto, almeno se si parla di killer instinct, ma Nicola Kalinic sicuramente è un ottimo esempio di attaccante moderno, completo in tutti gli aspetti del gioco, dalla tecnica alle qualità fisiche, senza dimenticare un cervello, un processore, che elabora geometrie calcistiche. Già l'anno scorso stupì tutti con una prima stagione italiana da 12 gol e proprio quando si pensava di aver visto il limite, di aver visto il meglio, il croato ha rilanciato. Ha già raggiunto 14 gol in questo campionato e superato il suo record della scorsa stagione, quando si inceppò nel girone di ritorno segnando appena due reti. A 29 anni Kalinic è diventato insomma uno di quei pochi giocatori in grado di spostare gli equilibri e dopo il forcing cinese per averlo durante il mercato di riparazione, la Fiorentina riceverà anche quest'estate tante richieste per l'attaccante ex Dnipro. La sua scelta di dire di no ai milioni del Tianjin Quanjian può essere motivata anche da questo. A 29 anni non è rimasta molta sabbia nella clessidra calcistica di Kalinic, che allo stipendio ci pensa, ma che allo stesso tempo vuole giocare il più possibile ad alti livelli. Quindi meglio la maglia viola e Firenze rispetto al campionato cinese ricco di soldi e campioni, ma ancora in fase di sviluppo. Continuare a crescere per Kalinic però potrebbe significare lasciare la Toscana nel prossimo campionato, visto che nella prossima stagione i viola molto probabilmente non parteciperanno alle competizioni europee. Nel futuro di Kalinic così sembra esserci un trasferimento, magari in Inghilterra, dove da giovane non riuscì ad imporsi, ma dove oggi potrebbe fare molto comodo a Chelsea, Arsenal, Tottenham e Liverpool. Determinanti nel futuro di Kalinic potrebbero poi essere le scelte di Sousa. Il portoghese sembra nel mirino del Borussia Dortmund, pronto tra l'altro a far partire Aubameyang. Kalinic potrebbe così finire in Germania, sostituto ideale dell'attaccante gabonese e uomo perfetto per il tecnico portoghese. Inghilterra, Germania, magari un altro pressing dalla Cina, tutti pazzi per Nicola. I prossimi saranno mesi roventi a Firenze, con la società viola che dovrà lavorare su due fronti. Da una parte capire quali sono i club disposti a pagare la famosa clausola da 50 milioni, dall'altra individuare l'eventuale sostituto di Kalinic. Destro piace molto a Corvino, una scommessa potrebbe essere l'attaccante macedone del Palermo, Nestorovski, acquistabile ad una cifra abbordabile. Una cifra più importante invece potrebbe servire per nomi come quelli di Muriel, Simeone o De Frel. Senza dimenticare poi Babacar, che in caso di partenza di Kalinic potrebbe essere il primo acquisto viola. Più di due mesi all'inizio del calciomercato e già è in fermento la situazione in casa fiorentina, dove oltre a pensare al futuro di bomber Nicola Kalinic, la dirigenza gigliata si trova a dover monitorare il contesto legato al suo pezzo pregiato più richiesto, ovvero Federico Bernardeschi. Il numero 10 della Viola, che tra l'altro ha da poco lasciato il ritiro della nazionale a Coverciano per far fronte al problema alla caviglia sinistra che lo ha tenuto fuori anche nella trasferta di Crotone, è richiestissimo in Italia e dall'estero e dunque è inevitabile parlare del futuro del talento di Carrara, il cui contratto con i gigliati è sempre più un argomento caldo. Il fantasista, infatti, è legato alla Viola fino a giugno 2019, ma la società gigliata vorrebbe prolungare per inserire una clausola rescissoria esorbitante nel contratto dell'estroso numero 10, clausola che si vocifera potrebbe aggirarsi sui 100 milioni di euro, ma per fare ciò al ragazzo dovrebbe essere prospettato un contratto da 5 milioni netti a stagione con il manager di Berna, Beppe Bozzo, che nel frattempo però ha manifestato con fermezza l'intenzione di non rinnovare sino al 2022, tantomeno con l'inserimento di una clausola. Intanto, poi, si intensificano le voci dell'interessamento di molti club internazionali e non per il campioncino della Viola con Juventus, Milan e soprattutto Inter, che in Italia stanno guardando con attenzione alla vicenda contrattuale di Berna e che sarebbero pronte a fare follie per il carrarese.
Nel frattempo, comunque, la dirigenza gigliata ha palesato la volontà di non lasciar partire il numero 10, soprattutto con le parole del suo DG Pantaleo Corvino. Penseremo ad affrontare con Bernardeschi a fine stagione il suo prolungamento, ha affermato il Corvo a margine di un evento al Teatro Dante. C'è unione di intenti da parte nostra e da parte di Bernardeschi di voler continuare insieme il suo percorso con la Fiorentina, ha proseguito poi lo stratega della Viola, che dunque mette in chiaro le intenzioni della Fiorentina e del suo entourage nei confronti del suo talento più nitido. A Firenze di sicuro si sogna e si spera per Berna un futuro da bandiera quasi all'Antonioni ed anche le azioni del numero 10 della Fiorentina che tra l'altro alla presentazione del torneo di Viareggio ha rifiutato il contatto con la sciarpa juventina propostagli dal sindaco della città ribadendo il suo attaccamento alla maglia viola sembrano suggerire la volontà di Berna di proseguire l'avventura gigliata ed il suo soggiorno nel capoluogo toscano in una Firenze che aspetta glorie notizie sul suo pupillo più talentuoso. E dopo aver parlato di Fiorentina, in particolare di mercato della Fiorentina, andiamo adesso a sentire le parole di Ciro Immobile e del bomber della nazionale di Giampiero Ventura. Vediamo. Stiamo studiando l'Albania, sappiamo che è una squadra importante che viene da un europeo, è una squadra con dei valori, è allenata bene, quindi non è sicuramente una passeggiata, andiamo ad affrontare una squadra che sicuramente si difenderà il risultato con le unghie e con i denti e quindi sappiamo che dare il 90% non basta, dobbiamo dare di più. Sappiamo che per arrivare a giocare in Spagna la qualificazione dobbiamo prima vincere queste partite che ci restano fino a settembre, quindi non sarà semplice. Per quanto riguarda Palermo io sono emozionato perché ho giocato già due volte a Palermo con la nazionale ed è bellissimo, già l'atmosfera di quando arrivi il giorno prima ti fa sentire a casa, il pubblico quando viene ci sostiene sempre al 100%, infatti quando giochiamo a Palermo la mia famiglia cerca sempre di non mancare perché è bello, è emozionante, è stimolante, anche dal momento dell'inno è una roba fantastica. Ale ci manca perché quando c'era Ale qui era diverso perché lui è un po' pazzerello, quindi faceva cose che altri non fanno. Spero si riprenda presto perché è un amico e mi dispiace per quello che gli è successo. La Panico che tra un po' sarà in panchina l'Under 16, quindi in bocca al lupo a Patrizia Panico. E poi se lei fosse al posto di Ventura, voi giocatori che cosa? No, è una cosa strana, è la prima volta credo che succede, no? No, sicuramente le faccio l'in bocca al lupo e sono felice di questa scelta della federazione e spero che potrà fare un bel lavoro facendo crescere i giovani per la nazionale futura. Io e il Gallo siamo in camera insieme, facciamo le stesse cose, se io vado a fare la Clio sauna lui viene con me, se io, tranne in bagno e le cose personali, quelle ovviamente, però non è che lo siamo adesso perché giochiamo in nazionale e vogliamo far vedere chissà che cosa, lo siamo perché lo eravamo già a Torino, quindi è una cosa nata in passato. E quello che gli ruberei a lui è il colpo di testa perché è davvero un'arma letale per lui. E dopo aver parlato di azzurri, in particolare dell'Italia, di Giampiero Ventura che si sta preparando in vista dell'incontro con l'Albania, adesso parliamo sempre di calcio ma di altri azzurri, parliamo dell'Empoli, andiamo a vedere il punto della situazione sulla squadra toscana nel servizio. Dopo l'ennesimo KO rimediato tra le mura amiche contro il Napoli e nel vivo della sosta per le nazionali può fermarsi a riflettere dal recuperare importanti energie fisiche e mentali l'Empoli di Giovanni Martuscello che dovrà cercare successivamente di massimizzare al meglio le rimanenti 9 giornate di questa stagione di Serie A. Vero, il discreto vantaggio sulla terzultima Palermo rimane comunque invariato da diversi turni con l'Empoli che stanzia fuori dalla zona retrocessione, ma allo stesso tempo c'è da dire che i numeri degli azzurri non sono certo esaltanti, a partire proprio dai punti raccolti. I 22 dopo ben
29 giornate giocate, infatti rappresentano sicuramente uno degli score più bassi tra tutte le partecipazioni alla Serie A dell'Empoli, che ad ora ha una media di 0,75 punti a partita, media che difficilmente in un'altra stagione avrebbe visto la medesima situazione di classifica. Colpa anche di una difesa più che traballante, che nelle ultime 8 giornate ha subito ben 20 reti, con alcuni elementi della rosa azzurra quali Costa e Bellucci che sono risultati in netto calo. Ed anche l'attacco, nonostante il tentato risveglio contro il Napoli, non se la passa certo bene e si conferma pur sempre il peggiore del campionato, con solamente 17 gol realizzati in 29 uscite totali. Numeri non certo confortanti allora per i toscani, che comunque dalla loro però possono avvalersi anche di indicazioni positive. Tra queste le convocazioni in nazionale di ben 8 elementi della rosa a disposizione di mister Martuscello, con Veseli convocato dalla nazionale albanese, il giovane Hassane Diusse che disputerà un torneo in Francia con il suo Senegal Under 20, Di Marco e Picchi invece reclutati tra i pari età dell'Italia, Zajic poi dalla Slovenia per la gara valida per le qualificazioni mondiali contro la Scozia in trasferta, Krunic dalla Bosnia ed infine Marcel Buchel con il suo Liechtenstein e Lukasz Skorupski con la Polonia, sempre in vista degli impegni validi per le qualificazioni ai prossimi mondiali russi. E proprio per quest'ultimo si parla di un più che probabile addio a fine stagione, con il portiere polacco che da Empoli infatti tornerà nella capitale a fine campionato, dove la Roma deciderà in autonomia per il suo futuro. Per il dopo Skoru, allora gli azzurri potrebbero partire da Alberto Pelagotti, riserva di lusso che si è sempre fatta trovare pronta quando chiamata in causa, ma ultimamente si parla soprattutto di un nome di cui si sta interessando la società di Fabrizio Corsi. Il chiamato in causa, infatti, è Gabriel Ferreira, conosciuto semplicemente come Gabriel, estremo difensore classe 92, in prestito al Cagliari ma di proprietà del Milan e che in Italia si è fatto apprezzare soprattutto con la maglia del Carpi. Ovviamente ci sarà tempo per poter pianificare e magari sondare anche altri profili, con l'Empoli che nel frattempo cercherà di sfruttare al meglio questi giorni di sosta per studiare come ostacolare all'Olimpico la prossima avversaria degli azzurri in campionato, ovvero la Roma di Luciano Spalletti. E cambiamo adesso versante, andiamo a parlare di pallanuoto, andiamo a parlare di Rari Nantes che ha 8 giornate dalla fine della stagione, adesso si prepara per il suo cammino verso la vetta, andiamo a vedere tutto nel servizio. 8 partite al termine della stagione regolare e la Rari Nantes Florencia, impegnata per la prima volta nella sua storia nel campionato di Serie A2, si trova al secondo posto del girone nord. I biancorossi in questo weekend hanno superato a domicilio la Rari Nantes Sori al termine di una vincente partita che ha visto il risultato finale di 13-15 per i fiorentini. Successo importante quello raccolto in Liguria, successo numero 12 su 14 partite giocate e allo stesso tempo vittoria che consente ai biancorossi fiorentini di rimanere ad un solo punto di distanza dalla prima posizione occupata dalla Rari Nantes Imperia 57. Come detto, al termine della stagione regolare mancano ancora 8 partite e per recuperare quel punto che la separa dal primato, la Rari Nantes dovrà mantenere un passo privo di incertezze, un cammino simile, se non addirittura migliore, rispetto a quello tenuto fino ad oggi. Saranno dunque fondamentali le prestazioni del gruppo biancorosso e in particolar modo quelle di due lussi per la Serie A2, come Astarita e Coppoli, che con 75 gol realizzati in coppia conducono la classifica marcatori. Con la qualità della propria rosa, la Rari non può che puntare a ottenere 7 vittorie nelle prossime 7 partite e se non dovessero bastare rimarrà poi lo scontro diretto con Imperia che per uno scherzo del destino arriverà proprio come ultimo appuntamento della stagione regolare e potrebbe dunque risultare decisivo. Per il momento, comunque, la parola d'ordine è quella di concentrarsi su di una partita alla volta e mentre il primo posto nel girone rimane l'obiettivo a lunga scadenza, sabato 25 marzo, intanto, i ragazzi di coach Gianni De Magistris torneranno in acqua per il 15° appuntamento della stagione. Avversaria di turno, il Vela Nuoto Ancona, attualmente quintultimo in classifica. La nostra rassegna stampa parlando di basket, parlando di Pino Dragons, perché la società di Luca Borsetti si prepara per quanto riguarda la Serie B al finale di stagione, e però ci sono anche sorprese positive per quanto riguarda l'Under 20 Eccellenza ed allora andiamo a sentire le parole proprio del presidente Luca Borsetti ai microfoni di Teleiride. Sì, è stata una veramente un'impresa, perché non dobbiamo mai scordare che buona parte della squadra Under 20 Eccellenza gioca anche in Serie B e di conseguenza questo ha comportato un impegno veramente non indifferente, se pensiamo che siamo rientrati alle 2 di notte da San Giorgio su Legnano domenica e lunedì con buona parte di quei giocatori eravamo a fare
una delle partite più importanti dell'anno per quel che riguarda l'Under 20, e dopo averla fatta l'abbiamo fatta e portata a casa in maniera perentoria. Ecco, tutto questo veramente ci dà grande soddisfazione per questi ragazzi che sono al quarto interzona e che hanno alle spalle già diverse finali nazionali. Sì, noi ci crediamo assolutamente. C'è da dire anche che siccome nella classifica contano non solo i punti fatti ma anche gli scontri diretti e i punteggi, automaticamente possiamo dire che siamo sempre terz'ultimi, quindi in piena zona play-out, e dobbiamo pensare esclusivamente a fare bene, a vincere tutte le partite che restano da qui alla fine del campionato. Poi una volta che saremo arrivati alla fine del campionato con l'ultima partita a Domodossola, a quel punto lì vedremo che cosa siamo riusciti a fare, quanto siamo riusciti a risalire la classifica. Certo che ci si crede, la partita di San Giorgese è stata una partita dove abbiamo palesato dei limiti indubbiamente, ma devo dire anche che siamo un gruppo che si sta assestando su livelli certamente molto migliori rispetto a prima. Sabato prossimo, ore 18:30, abbiamo partita importantissima contro Montecatini, è importantissima anche perché si scontrano le due squadre che ci seguono, le due squadre che ci precedono, incrociandosi, per cui c'è l'opportunità, se si riuscisse a fare una buona partita contro Montecatini, c'è l'opportunità di rosicchiare due punti a qualcuno di sicuro. Ed allora queste erano le parole del presidente del Pino Dragons, Luca Borsetti, ed era anche l'ultima notizia di giornata. Il T-Sport finisce qui quest'oggi, un buon proseguimento di serata con i programmi di Teleiride, grazie per essere rimasti con noi.